Eccoci qua, allora, messa la pasta, pizzicata, spizzicata sulla guarnizione. Aspettiamo un pochino, poi andiamo a mettere il cilindro. Ok, messo il cilindro, oliata la canna. Adesso vado a stringere con la dinamometrica a 12 Nm la testa. Ok, rimontata la testa. Adesso andiamo a montare il copritesto con la sua guarnizione, andiamo ad ingrassare tutto quanto in modo che non si attacchi e poi andiamo a stringere con la dinamometrica anche il copritesto. Raga, oggi è un triste giorno perché ho abbandonato la Grabor. Non so se sia per sempre, ma per ora sì, per rimettere quella dell'Hexagon. E vedremo se ci starà. Perché forse non ci sta, non mi ricordo più sinceramente. Ok, adesso è tutto stretto. Ora apro lo sfiato qua sopra la testa e inizio a caricare l'impianto. Visto che è già passata un'oretta, inizio a caricare l'impianto del circuito di raffreddamento. Ok, caricato l'impianto. Adesso giriamo per far girare. Vedete? Ci sono delle bolle nell'impianto. Lasciamo aperto lo sfiato di qua e anche il tappo. Facciamo girare un pochino l'acqua. Si butterà fuori un po' di bolle. Ok. Vediamo se parte. Tutto montato, spurgo fatto. Ho appoggiato la batteria wifi che cadrà sicuramente. Forse è meglio metterci una mollettona, qualcosa per tenerla ferma. Non importa. Allora, vediamo solo se parte adesso, che altro perché così dovrebbe esserci la corrente. Ok. Ah, giusto. Ho staccato la corrente, ho staccato la corrente. Perfetto. Devo spurgare meglio il freno davanti perché non ho ancora avuto tempo. Yeah.
vedete, è grippato, no, è scarico, però vedete, sta scaricando. L'acqua gira comunque, questo è l'importante. Si spegne perché scarico. Bene. Ottimo.